Buongiorno Daedo. Allora, Girls Who Code è una non profit americana che fa un'opera meritoria, ovvero cerca di supportare le donne che vogliono entrare e lavorare nel mondo della IT. E sapete le difficoltà a livello soprattutto culturale e sociale che ancora ostacolano le donne in questo settore, a partire dall'insegnamento scolastico, e quindi sono nate associazioni di questo tipo un po' in tutto il mondo. In Italia, per esempio, mi piace citare l'ottimo impegno di Girls Code It Better. Bene, però appunto questi soggetti che fanno del bene pubblico la propria missione sono particolarmente sotto la lente di ingrandimento quando si tratta di temi etici, e l'ultima mossa di Girls Who Code, diciamo che ha provocato un ritorno di fiamma. Infatti l'associazione ha stretto un accordo per una student mentorship, quindi è un programma di inserimento di 4 mesi per le studentesse STEM che sono vicine alla laurea, con Raytheon Technologies, che è un'azienda che fabbrica armi, ma stiamo parlando di grosse armi, parliamo di bombe e di missili guidati per mezzi di terra, per aerei e per navi, e di sistemi difensivi terra-aria come per esempio Iron Dome. E come ciliegina sulla torta, Raytheon Technologies ha venduto all'Arabia Saudita queste armi che sono state usate per uccidere civili nell'invasione dello Yemen, come emerge dai rapporti del New York Times, e spende ogni anno milioni di dollari per attività di lobbying verso il governo americano. Naturalmente Girls Who Code non poteva che non finire nel mirino a questo punto, anche perché stiamo parlando di una non profit che è un soggetto grande, molto grande. È un'associazione che nel 2021 ha incamerato 10 milioni di dollari oltre quelli che ha speso. Peraltro Girls Who Code lo scorso anno aveva cessato la propria attività di partnership con Activision Blizzard, che è una multinazionale dei videogiochi che è stata al centro di un grosso scandalo riguardo le molestie sul lavoro e le discriminazioni sul luogo di lavoro. Bene, a quel punto Girls Who Code ha cessato la propria collaborazione, quindi fatemi capire la logica: molestie e discriminazioni no, niente partnership, la sospendiamo, che naturalmente è un tema etico molto importante, ma missili aria-terra venduti all'Arabia Saudita per uccidere civili, allora super amiconi. Vedete voi, io la mia idea ce l'ho, e non tiratemi fuori la storia che internet è nata da ARPANET, che era un progetto militare, perché vi stronco la carriera STEM. Cambiamo argomento. Symantec Threat Hunter di Broadcom Software, è un centro di ricerca, ha avvertito che gli sviluppatori di app mobile spesso espongono credenziali di AWS nel codice dell'app, e questo potrebbe naturalmente tradursi in una pesante minaccia. I ricercatori hanno trovato 1859 app contenenti credenziali hardcoded di AWS, e nel 98% dei casi erano app iOS. Nel 77% di questi casi si tratta di token di accesso per AWS che potevano essere usati per accedere direttamente al servizio cloud, e in 874 casi i token consentivano l'accesso ai database in esecuzione contenenti account utente e altri dati sensibili. Ci sono vari esempi, vari casi negativi in questo report. Uno dei più gravi è un SDK usato per autenticazione e identità digitale, usato da diverse app di banche su iOS. Bene, questo conteneva credenziali arcodate, e con queste credenziali si riusciva ad accedere a tutte le informazioni di autenticazione dei clienti delle app di queste banche, inclusi nomi, date di nascita e dati biometrici. Morale: non arcodate le credenziali, ci sono tanti bei modi per tenere le credenziali al sicuro in luoghi belli protetti, usateli, mi raccomando. Volevo anche parlare della release di React Native 0.70, ma non c'è più tempo, quindi vi ringrazio di aver seguito anche questo buongiornissimo, e direi che ci si rivede domani.